Uomini e donne, arriva Francesco Chioffalo? Selvaggia su tutte le furie. Uomini e donne, Francesco Chioffalo in studio come corteggiatore o tronista? Selvaggia svolta. Francesco Chioffalo ha conquistato il pubblico di Uomini e donne e Temptation Island nel vero senso della parola. L'ex fidanzato di Selvaggia Roma piace a tutte e tutti. Con la sua simpatia, il romano si è fatto voler bene sin dal primo momento. Da quando Mattia Marciano ha fatto la sua scelta, in molti hanno richiesto a gran voce di far sedere al suo posto proprio Francesco. In ogni caso, la richiesta dei fan non è stata ascoltata, o almeno così pare per il momento. Oggi, si torna a parlare di lui e di una sua presunta partecipazione al trono classico di Maria De Filippi a causa di un post pubblicato da Selvaggia su Instagram Story. A quanto pare, la Roma sembra aver scoperto qualcosa che l'ha mandata su tutte le furie. Ovviamente, l'ex di Chioffalo non fa nomi, ma in molti credono parli proprio di Francesco. Sto per esplodere. Aspetterò con grande gioia, il tuo grande trionfo da quelle scale. E non parlo né di Sara, Affifella, né di Nicola, Panco. Occhio! Che Selvaggia abbia forse scoperto che il suo ex fidanzato sia pronto a scendere le scale dello studio di Uomini e Donne. Non ci resta che attendere ancora un po' e capire di cosa si stia parlando. Intanto, si iniziano a fare le prime ipotesi. Il bel romano potrebbero arrivare a vestire i panni del tronista proprio nel corso della seconda parte di questa edizione del programma. D'altronde, dopo Paolo Crivellin ci sarà bisogno di qualcuno che prenda il suo posto. Francesco Chioffalo a Uomini e Donne? Le parole si Selvaggia Roma. Non è comunque da escludere la possibilità di vedere Chioffalo scendere le scale nelle vesti di corteggiatore. Il ragazzo potrebbe infatti aver deciso di provare a conquistare il cuore di una delle attuali troniste. Che è Sabrina Ghio che pare poter voler conoscere nuovi ragazzi, Niloufar Haddati o addirittura Sara Affifella. Quest'ultima, però, ci sentiamo di escluderla poiché Chioffalo ha stretto una bella amicizia con Nicola Panico.